Siamo con il maestro Pietro Sellitto, una persona molto conosciuta a Nocera Inferiore. Fa tante cose. Leggo nella quarta di copertina del libro di cui parleremo, che è fondatore dell'Accademia Musicale Nocerina e presidente dell'Associazione di Cultura Musicale di Sant'Anna di Nocera Inferiore, che attualmente si chiama Associazione Musica Nova. E dal 2013 organizzi tante cose, concerti, eventi. Porti nella nostra cittadina, e non solo in questa cittadina, tante personalità nell'ambito musicale molto importanti. Insomma, sei una persona super Grazie. attiva sul territorio e molto amato. Questa sera siamo qui perché hai scritto un libro dal titolo La musica come rimedio alla malinconia, edizioni Nibiru, e l'hai presentato l'altra sera alla Mondadori di Nocera Inferiore e hai riscosso tanto successo. Io ti voglio fare una domanda a bruciapelo, poi dopo scendiamo un po' più nello specifico. Ma come ti è venuta l'idea di scrivere un libro, tra l'altro un saggio, che affronta un tema molto interessante come quello della malinconia, che è un'esperienza che ciascuno di noi prima o poi fa? Sì, A te. il libro, come credo tutti i libri, tutte le opere degli autori, riflettono la vita di chi li scrive. E sia la musica che la malinconia sono due concetti a me molto cari. La musica perché è stata la mia vita. Fin da bambino, sono sempre, diciamo, mi sono sempre ritrovato, come studente. E poi ora anche come dicevi, come organizzatore di eventi culturali, a vivere appunto tutta la bellezza di questo mondo, un mondo affascinante, un mondo che io ci tengo a valorizzare. E il libro ha come obiettivo proprio questo, valorizzare la musica ma anche la figura del musicista, che non si deve limitare solo a suonare lo strumento, ma che deve approfondire la pratica strumentale e l'esecuzione dei brani attraverso la conoscenza piena di quello che sta producendo, che non può prescindere da una conoscenza storica, una conoscenza filosofica, un approfondimento anche su opere letterarie che hanno ispirato l'opera di tantissimi compositori. Ci sono tantissime opere che non sono altro che la descrizione attraverso la materia sonora di miti, racconti, l'opera ne è piena di questi casi. Assolutamente sì. Ti faccio un'altra domanda e poi entriamo nello specifico del libro che tu già hai un po' anticipato. Come si lega alla musica la malinconia? Sì, allora, come prima ne stavamo Sì. parlando, la musica è fatta di emozioni, felici, che cioè di combinazioni sonore che esprimono sensazioni di gioia, ma anche di dolore, e direi anche e soprattutto di dolore, perché la musica ha un valore catartico, esprime il suo potenziale, il suo grande potere proprio nel momento in cui appunto è malinconica. Leopardi lo diceva, e poi ne abbiamo una prova, secondo me, proprio scientifica attraverso tutta l'opera dei compositori nella storia. Basti pensare che Mozart ha scritto circa 50 sinfonie, 49 per la precisione, tutte in tonalità maggiore, vuol dire la tonalità che esprime la gioia. Le uniche due che sono scritte in tonalità minore, una in particolare, quella che tutti conoscono, in sol minore, che è quella più introversa, perché Mozart era un autore barocco e quindi attraverso la sua opera lui descriveva la natura è gioiosa, è perfetta, è armonica. L'unica opera introspettiva in sol minore è rimasta nella storia, tutti ce la ricordiamo. Se vuoi la faccio Assolutamente sì, ricordare. assolutamente sì. E questo per me già è un dato del fatto che la malinconia e la musica abbiano tanto da condividere. In questo libro, che è piccolo, ma è un condensato di stimoli
tu, come già accennavi, fai una ricostruzione storica, filosofica, puntandola, o meglio, dando voce in particolar modo a un medico, un filosofo, un mago, che è Marsilio Ficino, di cui si conosce poco. Sì. Quindi dando anche dimostrazione in questo testo dell'importanza di una interdisciplinarietà di cui parlavamo prima. Puoi aggiungere qualcosa al riguardo anche su questo medico che tu hai ripreso nel libro? Sì, cioè, Marsilio Ficino è un autore poco studiato anche tra i banchi di scuola, però che ha operato nel periodo in cui la cultura italiana, la civiltà rinascimentale italiana, ha mostrato come il pieno valore di quello che poteva esprimere appunto la nostra civiltà, perché nel Rinascimento si sono toccati i vertici in tutti gli ambiti del sapere, quelli che poi rappresentano oggi il grosso del patrimonio culturale. Anche la nostra identità. È la nostra identità, e Ficino è stato un grande personaggio di quel periodo. E quindi è stato anche un personaggio emblematico, perché in lui si sono poi, diciamo, convogliate tutte le forze di quell'epoca. Ficino era anche un ottimo musicista, veniva definito anche come una reincarnazione di Orfeo. Sì. Poi ha avuto la fortuna di ricevere in eredità una villa. Non in eredità, ha avuto proprio dai medici, sì, una villa a Carigi, fuori Firenze, dove poteva dedicarsi alla sua opera di traduzione dell'opera platonica, neoplatonica, dei classici greci, dal latino al greco, e non si è fermato a quello, ha fondato anche un'accademia platonica e ha dato già segni di grande modernità. C'è una questione che io ho affrontato all'interno del libro sul valore filosofico del Rinascimento, che purtroppo l'umanesimo dal punto di vista filosofico subisce un pochino il preconcetto della corrente illuminista successiva, che non vedeva appunto nel lavoro di Ficino, che è stato un lavoro di ripresa dell'antico, una innovazione. Ma Ficino si era circondato di un'equipe scientifica, e già lì c'era un lavoro di ricerca cooperativa che è molto simile a quello che si fa oggi, ad esempio al CERN di Ginevra, solo che i temi sono altri. Lì si trattava di riprendere le grandi opere, che poi erano opere scientifiche e filosofiche, perché a quell'epoca non c'era ancora una divisione dei saperi. E quindi io in Ficino mi ci rivedo, e credo che sia stato un vertice che noi dobbiamo sperare che si ritorni di nuovo ad avere personalità così eclettiche, così poliedriche come quelle di Ficino. Mi chiedo una cosa: quando hai deciso di scrivere sulla malinconia e sulla musica, avevi già in testa tutto questo che ci hai poc'anzi descritto, cioè la struttura, oppure è stato il lavoro tanto di ricerca e di studio che poi ti ha portato a strutturare e a pensare di dare questa linearità all'interno del libro? Sì, come per tutte le opere di ogni ambito, musicali, letterarie, l'autore non è mai fino in fondo consapevole di quello che fa. Si inizia con delle idee che sono un po' il succo, un po' anche delle esperienze, degli studi compiuti, e poi ci si sorprende anche di quello che stesso il lavoro poi ti suggerisce nel momento in cui lo si va via via definendo. Sono partito con una struttura un po' rigida, il tema è affascinante, ne parlavamo prima. Molto. E mi rendo conto che magari non è proprio un libro rivolto a tutti, anche se il tema veramente... però spero che anche una lettura, diciamo, non propriamente
consapevole fino in fondo possa suscitare almeno tante domande, tante curiosità. E la speranza è quella poi di scrivere un libro più divulgativo che avrei già in mente. Non diciamo niente, non diciamo. Lasciamo, dedichiamoci ancora a questo, che appena iniziato a librarsi nell'aria, possiamo utilizzare questa terminologia. Mi ha colpito molto una frase che ti ho sentito dire: per essere ricettivi della musica completamente, dobbiamo essere delle buone, delle brave persone. Questa tua affermazione mi ha aperto un mondo, mi ha molto colpito. Vuoi aggiungere qualcosa al riguardo? Sì, a monte ci sono, c'è anche una mia passione per una pseudoscienza che è la cimatica, che ha le sue origini, le sue radici nell'attività pitagorica, ma è stata solo in età moderna, diciamo, ripresa, e ora sta ritornando di nuovo sotto l'attenzione della comunità scientifica. La cimatica è quella pseudoscienza che si interessa dei moti della materia quando essa è soggetta a frequenze sonore, quindi al suono. E quindi ci sono stati degli esperimenti in cui si vede appunto come la musica abbia una forza, che è proprio anche una forza proprio da un punto di vista fisico, cioè capace di modificare gli assetti e le geometrie della materia. Ed è molto probabile che nel momento in cui noi ascoltiamo e siamo fruitori della musica, quelle modificazioni avvengano anche all'interno della nostra anima. Se ascoltiamo una musica e siamo distratti, magari non ci lasciamo trasformare al nostro interno. Se invece poniamo la nostra attenzione verso l'oggetto sonoro che si sta, diciamo, manifestando, noi ci sentiamo veramente trasformati e al nostro interno cambiati. E per far sì appunto che la musica possa dispiegare tutta la sua grande forza all'interno di noi, è necessario che noi la accogliamo nella sua interezza, e spesso i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni, le nostre tensioni non permettono questa recettività. Parliamo anche di pianeti, Saturno in particolar modo, perché Ficino affronta anche questo aspetto. È come se ogni pianeta avesse una sua frequenza, una sua musica. Così. Puoi dirci qualcosa? Sì, il legame che Ficino coglie tra il malinconico e Saturno. Malinconico inteso in Ficino come personalità di genio, come la malinconia appunto è per Ficino proprio il tratto distintivo delle persone di genio, delle persone che si dedicano interamente all'interno nella contemplazione dell'oggetto che stanno studiando. Questo loro raccogliersi in se stessi le allontanerebbe dal sole, tra virgolette, dalla luce, quindi dal calore. Assumerebbero, secondo l'idea di Ficino, anche proprio fisicamente un colorito più pallido, proprio perché magari passando ore e ore in uno studio a lume di candela, diciamo, anche questa cosa può comportare, diciamo, certo, assolutamente sì. E quindi in quel caso Ficino, che è un sostenitore dei collegamenti tra il microcosmo e il macrocosmo, coglie l'attitudine del soggetto a ricevere le influenze di un pianeta come Saturno, che è distante dal Sole e che, secondo la teoria, diciamo, antica, era proprio il pianeta freddo, secco, collegato proprio a questa condizione psicofisica. Sono temi davvero affascinanti. Molto. Ti sto ascoltando con grande interesse, perché effettivamente aprono a tante altre considerazioni, e poi ti rendi conto anche dell'importanza di chi ci ha preceduto, perché tu nel testo parti da Pitagora, perché sì, Pitagora è stato il primo che ha dedicato un'attenzione particolare proprio allo studio della musica. Sì. Ed è straordinario come Pitagora, senza poter avere strumenti
come ad esempio lo spettrografo, che è stato anche inventato in età moderna, già abbia, attraverso la parcellizzazione matematica del corpo sonoro, già abbia studiato e capito tutta la serie dei suoni armonici, secondo Pitagora, all'interno di un suono che ci appare uno, c'è una molteplicità di suoni, almeno 16 principali, che sono i cosiddetti suoni armonici, che vengono fuori via via suddividendo la corda sempre per sezioni, procedendo sempre suddividendo la corda a metà. Sì. Diciamo. E quindi anche in questo, diciamo, in questa caratteristica appunto del suono, di contenere all'interno altri suoni, poi fa riflettere come, diciamo, la successione naturale dei suoni armonici produca come primo accordo un accordo maggiore, come dicevo prima, un accordo quindi che esprime la gioia, come se la natura facesse le cose in maniera gioiosa. Per avere un accordo minore, cioè, è necessaria la mano umana, deve intervenire l'uomo per creare qualcosa di struggente, che però è anche più vicino alla nostra condizione. Ed è inevitabile pensare al peccato originale, all'uomo che vuole la conoscenza, che mette mano sul creato armonico e perfetto. E quindi diciamo che dietro questo libro, cioè, ci sono queste... Tantissimo. Ti faccio un'altra domanda a bruciapelo. Che cos'è, perché nel tuo libro c'è anche questo, oltre alle tante cose che stiamo solo sfiorando, che cos'è la iatromatematica? Sì, è una scienza che unisce appunto discipline che possono sembrare completamente distanti, come appunto l'astrologia, la matematica, la scienza, la musica. E questo per me è importante, perché io sono un fervente sostenitore dell'unità delle scienze, e credo che la divisione dei saperi sia stato un dramma per gli studiosi, e più in generale proprio per non voglio esagerare, ma proprio per chi inizia un lavoro di ricerca, perché si trovano delle barriere, mi sì, dicevi prima. Sì, a volte ci sono anche appunto delle sfide tra ordini professionali che secondo me non hanno proprio senso. Non hanno proprio senso. Ficino, personaggio, come dicevi prima, importantissimo, ma poco noto al grande pubblico, è stato un platonico. In questa visione della musica, possiamo aggiungere qualcosa in merito? Io ho letto da qualche parte che la musica effettivamente è un movimento, una forza, che si ricollega all'eros cosmico di cui parlava Platone, che poi in effetti è l'amore divino. Sì. Vai tu. Sì. È curioso pensare, cioè è curioso il fatto che Platone non abbia mai avuto nei suoi scritti una considerazione molto positiva dell'arte, dell'artista in generale, perché nell'opera platonica l'arte era un elemento disturbante dell'ordine sociale. Fa un po' sorridere, però. Fa sorridere. Però nell'ultimo Platone, nelle ultime opere, c'è una rivalorizzazione dell'artista. Infatti, lui, Platone, fa consigliare a Socrate, condannato per la cicuta, proprio di dedicarsi alla poesia. Quindi lì si capisce il valore della musica e la concezione platonica dell'arte come qualcosa che ci porta fuori dalla condizione umana. Quindi, la musica è spirituale. Sì, qualcosa che va di fuori, appunto. Platone è famoso per l'iperuranio, per l'esistenza di questo mondo che è altro da quello materiale, imperfetto. Non poteva che avere un'idea della bellezza della musica stessa, che, come dire, andasse fuori, diciamo, da questa sua visione globale. Quindi, anche se non ne ha mai parlato poi nella sua opera, alla fine finalmente ci fa capire che anche per Platone l'arte e la bellezza salveranno il mondo. Assolutamente, perché poi c'è questa unione tra corpo e anima, che per Platone l'anima è immortale. Insomma, veramente, guarda, qua potremmo parlare all'infinito. Voglio farti un'ultima domanda. A chi vorresti o hai dedicato questo libro?
Allora, questo libro io non posso che dedicarlo ai miei affetti, a tutti coloro che mi hanno sostenuto da sempre, anche in queste scelte difficili, perché oggi scegliere di essere un musicista, magari di essere un appassionato di filosofia non è facile, con il rischio di restare soli. Per fortuna ci sono tante persone belle nel mondo, quindi poi questa difficoltà si supera senza problemi, quindi a parte in primis i miei genitori che mi hanno sempre sostenuto e mi hanno insegnato tanto anche nelle cose che magari poi non condividevo della loro visione, perché si può insegnare anche in tanti modi, cioè ci sono tanti modi di insegnare. Concordo. Posso che dedicarlo a mia moglie, sempre al mio fianco in tutto quello che faccio, ai miei figli che sono la mia forza e sono, diciamo, il motivo, ciò motore, che dà senso a tutto. Il motore. Mi è venuta un'ultima domanda. E il canto in tutto questo? Noi abbiamo parlato fino ad ora. Mi è venuta così questa domanda. Canto, non so perché. Soprattutto in Ticino il canto ha qualcosa di, ha una peculiarità. Oltre il canto ad essere, diciamo, la prima espressione umana musicale, perché anche nei libri di storia della musica si dice che la prima forma musicale è stata l'imitazione del canto degli uccelli. Sì. Quest'uomo primitivo che ascolta e riproduce il canto degli uccelli, che è un canto già armonico, perché melodico, diciamo, che si muove già su toni differenti, quindi si sente già anche la bellezza di quella melodia. Quindi in Ticino poi, tra l'altro, il canto è anche qualcosa in più, è ciò che è legato alla voce umana, è qualcosa che riflette proprio la sua visione anche di anima, perché Ficino pensava che l'anima avesse proprio un corpo, quindi la voce umana era, diciamo, ci si avvicinava molto a quella che era proprio l'anima, perché fatta di un materiale sottile, etereo, come appunto è la voce. Quindi. Ti ringrazio. Faccio vedere il libro, eccolo qui, e poi ti chiedo una cosa che so non ti coglie impreparata. Ci possiamo salutare con un brano a tua scelta? Va benissimo, va bene. Ok? Riprendo il tema della Follia di Corelli, che è una successione di accordi che hanno affascinato i compositori di ogni epoca. È una danza, diciamo, portoghese, forse risalente al primo millennio, non si sa, purtroppo non è possibile sapere questa cosa, però è stata ripresa da Bach, da Vivaldi, da Corelli, da Rachmaninoff, e quindi la voglio riproporre perché ha ispirato tanti compositori e spero ispirerà anche me in questo momento. Pietro Sellitto.